Salve a tutti gli amici collezionisti e bentornati su Friday 13 in Store. Benvenuti se siete nuovi iscritti. Io sono Davide, come mio piccolo assistente Jason, e oggi siamo qua con il nostro appuntamento mensile dove mostriamo i nostri acquisti tra film, fumetti, action figure, e in questo video aggiungiamo anche un'altra categoria e togliamo una. Che andiamo a sostituire ai fumetti, perché questo mese non abbiamo fumetti da mostrare, semplicemente perché non li abbiamo ancora acquistati. Andiamo per l'occasione dell'uscita del film Deadpool e Wolverine, andremo in fumetteria di persona e quindi acquisteremo a fine mese i nostri fumetti, quindi non li abbiamo per questo video, poi li mostreremo nel prossimo, però abbiamo aggiunto un'altra categoria che andremo poi a vedere dopo i film. Bene, direi di non perdere tempo. Prima però vi ricordiamo che se ancora non l'avete fatto di iscrivervi al canale, lasciateci un like se questo video vi piace e attivate la campanella, perché è importantissimo, così verrete avvisati quando carichiamo i nostri video. Bene, partiamo subito con i film come al solito, quindi partiamo con un pacchetto Amazon. Allora, preciso che anche se alcuni film hanno i pacchetti Amazon, non vuol dire che sono stati acquistati da Amazon, magari sono stati acquistati altrove e hanno usato il pacchetto Amazon, perché tanto ormai i pacchi Amazon vengono riciclati anche da noi che vendiamo privatamente, eccetera eccetera. Allora, parliamo di un Blu-ray di Italians, film di Carlo Verdone, che avevo già in DVD con Scamarcio, se non vado errato. Sì, esatto, Scamarcio e Sergio Castellitto. Avevo già in DVD e ho trovato su Amazon a prezzo stracciato e ho preso anche il Blu-ray. Tra l'altro io non me lo ricordo neanche questo film, l'ho visto appena comprai il DVD tempo fa, non mi ricordo di cosa parla. Comunque abbiamo un Blu-ray normale con dentro classico disco e niente qui sulla sinistra. Italians. Poi un altro pacco Amazon. Allora, sono settimane che aspettiamo di fare questo video, quindi abbiamo un sacco di film accumulati e non me li ricordo tutti, quindi come al solito in ogni video lo diciamo, rimarrò sorpreso magari quando vedo un film, nonostante l'abbia comprato io, però è talmente tanto tempo che ce l'ho accumulato che non mi ricordavo di averlo preso. Comunque parliamo di Pet Sematary, dovrebbe essere il reboot remake, questo non si è capito bene cos'è, però allora io non sono un fan di quello originale, quindi non è che mi abbia fatto arrabbiare questo remake, però posso immaginare per i fan del film, dopo aver visto che hanno cambiato praticamente non la storia però il protagonista, cioè di solito in quello originale muore il bambino, qui hanno fatto la bambina, potrebbe dar fastidio, posso capirlo, però io non essendo fan neanche mi piace più di tanto come film, però visto che l'ho trovato anche questo a un prezzo stracciato, comunque stiamo parlando sempre di un'opera di King, ho deciso di prenderlo, così almeno ho sia l'originale che quello remakizzato, se si dice così. Poi abbiamo un pacchetto giallo, questo significa Vinted o eBay. O eBay, però in questo caso penso più Vinted. Abbiamo un cartoncino che va a proteggere quello che è un Blu-ray, eccolo qua, e tiriamo fuori, ok, e qui abbiamo il Blu-ray di Fermati o Mamma Spara, un film di Sylvester Stallone, diverso da quelli soliti a cui siamo abituati, però una bella commedia poliziesca, ve la consiglio se non la conoscete, un film che mi ha accompagnato nella mia infanzia, l'ho sempre guardato anche da piccolo, avevo già il DVD, il Blu-ray è fuori catalogo, quindi difficile da trovare, lo osservavo da un pezzo, poi la settimana scorsa ho fatto un'offerta su Vinted, sono riuscito a strapparlo a un prezzo decente, quindi sono riuscito a portarmelo a casa. All'interno niente, qui troviamo una copertina con la mamma di Sylvester Stallone con il mito, ovviamente una scena che non ci sarà nel film, però
rende l'idea di quello che parla il film. Fermati o mamma spara. Se non l'avete visto, guardatelo assolutamente. Poi continuiamo con Amazon. Qui abbiamo due pezzi. Ok, abbiamo allora Blu-ray del film dei Tartarughe Ninja, l'ultimo uscito al cinema, che ancora non avevo preso perché non lo so perché. Ce l'avevo in lista, ovviamente, però non l'avevo ancora acquistato. L'abbiamo visto una volta. Abbiamo visto solo una volta al cinema, quindi adesso lo riguarderemo e sarà la seconda volta. Allora, lasciamo come al solito la pellicola, quindi togliamo lo slip. E qui abbiamo Tartarughe Ninja, Caos Mutante. Tra l'altro ho preso anche questo a un prezzo bassissimo, era andato in offertissima, penso 8-9 euro, una cosa del genere. Bruttissimo il CD, peccato. Vabbè, comunque film tra l'altro non male, molto meglio questo che le ultime due che hanno fatto come Tartarughe Ninja, che a me non sono proprio piaciute. Poi l'altro pezzo è il nono cofanetto di Dragon Ball Super. Stiamo arrivando quasi alla fine. Se ci seguite o ci avete seguito negli altri video, sapete che li stiamo comprando tutti i cofanetti. Questo è il nono. Sono dieci, quindi ce ne manca uno. E poi sono finiti. E non penso che andranno avanti con i Blu-ray. Qui abbiamo, come al solito, Fan Factory, due copertine diverse. Poi, aprendo, abbiamo i due dischi. E poi abbiamo Giulia. Booklet, libricino con immagini, informazioni, eccetera, eccetera. E abbiamo la cartolina, in questo caso abbiamo Junior, il mio personaggio preferito, o piccolo se siete abituati con i nomi originali. Quindi questo è il nono cofanetto, e tra l'altro noi ancora non li abbiamo guardati i super, quindi sarà tutta una novità. Poi ancora Amazon, vediamo cosa abbiamo qui. Oh ragazzi, allora ultimamente stanno ristampando i film in Blu-ray italiani, commedie anni 80, 90, 70, eccetera, eccetera. E ovviamente li sto comprando tutti. E la cosa bella di queste commedie è che ci sono anche le versioni televisiva. E nella versione televisiva, come ben sappiamo, ci sono pezzi in più che non sono stati passati al cinema. Quindi è un'edizione importante. Qui abbiamo Grandi Magazzini con entrambe le versioni, versione 1 e versione 2, c'è scritto proprio qua in alto, due dischi, e per me questi sono pezzi davvero importanti, perché la versione televisiva di questi film non era facile da trovare, a meno che non la trovavi da qualche parte illegalmente, ovviamente, perché venivano date appunto in TV e basta. Qui abbiamo due dischi all'interno. Film molto bello per l'epoca, perché racchiude un insieme di attori e di storie, tutte svolte all'interno di questo grande magazzino. Quindi davvero un film bellissimo. Inutile dirvi di recuperarlo perché è scontato. Ancora Amazon, vediamo un po' cosa abbiamo. Oh, sono stati ristampati finalmente, e per fortuna che non abbiamo acquistato le versioni vecchie, ma questo l'avevamo già detto nell'altro video, se non sbaglio, perché avevamo fatto vedere il 2, sì. Mentre invece qua abbiamo l'1, quindi Mammo perso l'aereo, che a breve guarderemo, perché ci stiamo avvicinando al Natale. E stavo quasi, tra l'altro, dicembre scorso, stavo quasi per acquistare i Blu-ray vecchi, e poi l'hanno ristampati, quindi spettacolo, e invece di spendere intorno ai 40 euro ne ho spesi meno di 20, quindi mi è andata di lusso. Questo è da tantissimo tempo che qua. Sì, infatti l'altra volta avevamo fatto vedere il 2, ma l'abbiamo comprato insieme.
Mamma che era arrivato era. Dopo, sì, dopo il video. È arrivato, questo è arrivato dopo che avevamo fatto il video, quindi non l'abbiamo fatto vedere. Quindi vi consiglio di recuperare sia Mamma ha perso l'aereo che Mamma ho riperso l'aereo, prima che poi spariscano di nuovo. Non so neanche se sono già spariti perché non ci ho guardato. Amazon. Ah, ok, allora. Qui. Allora, questo è un film della Midnight Factory, quindi parliamo di un film horror che abbiamo già visto, quindi sarà già aperto, perché nel frattempo che noi facciamo tra un video e l'altro, diciamo, se c'è un film che ci interessa magari ce lo guardiamo anche. Allora, parliamo di Christmas Blue di Christmas, eccolo qua. Allora, questo film un po' particolare. A prima vista l'ho bocciato, cioè proprio anch'io. Mentre lo stavo guardando l'ho bocciato. Dopo, quando l'ho guardato, dopo che l'ho visto, mi sono un attimo rilassato e ho valutato per bene, in effetti non è proprio così male, però bisogna, secondo me ha bisogno di un paio di visioni e bisogna capire bene cosa stiamo guardando, perché subito magari ci aspettiamo un film crudo, violento, che lo è, non è che non lo è, però magari è un film un po' particolare. Praticamente parla di, intanto guardiamo le due copertine, qui davanti abbiamo questo Babbo Natale pieno di sangue e da quest'altra parte abbiamo la final girl, diciamo, la protagonista. Parla di questo Babbo Natale robot che si sveglia e uccide tutti. Praticamente la trama è questa, nulla di che, non c'è nulla di che, nulla da scoprire dopo, nessun colpo di scena, no. Questo, quello detto, è la trama, quindi non vi aspettate di sapere il perché, il per come e per quando. Non si sa il perché questo Babbo Natale si sveglia. Boh, se vi piace un film ignorante, vi mettete lì sul divano e guardate un Babbo Natale che è robot, che ammazza un po' di gente, questo è il film che fa per voi. A me non è piaciuto. A lui non è piaciuto, anche se in teoria, non avendo trama, doveva essere un film piacevole. Comunque, ripeto, io lo riguarderei e l'ho rivalutato. Comunque dentro abbiamo il solito disco così, il booklet che ci regala Fun Factory, le due copertine come al solito e poi abbiamo lo slipcase. Addirittura una sfacciata sorpresa natalizia che sa esattamente come intrattenere il pubblico con un Babbo Natale robot assassino. Pensate a uno special natalizio su Terminator e sarete nel giusto stato mentale per godervi l'ultima fatica di Joe Bagos. Quindi non è che sia andato malissimo come recensioni, però vabbè, comunque guardatelo. Alla fine io l'ho pagato poco, costava meno di 10 euro, quindi cioè, secondo me non si trova a prezzi alti, potete dargli una possibilità. Poi passiamo ancora a acquisti su Amazon, e invece no, visto? Abbiamo la custodia Amazon, ma in realtà non è stato acquistato da Amazon. Abbiamo un acquisto, penso, Vinted o eBay, non mi ricordo, e abbiamo il 4K di Bad Boys 2, che l'uno avevamo già visto nell'altro video. Quindi ho recuperato il primo e il 2, visto che è uscito proprio adesso al cinema il 4, ho voluto recuperare l'uno e il 2 prima di perderli per sempre, perché poi dopo i prezzi salgono, perché già sono fuori produzione. Quindi abbiamo Bad Boys 2, un film che ricordo con piacere, il 2 molto divertente, più dell'1, però anche l'1 è bello. L'1 diciamo che è un po' più poliziesco, il 2 hanno aggiunto una punta di comicità che non guasta mai, anche perché comunque stiamo parlando di Will Smith e ci sta sempre. Bad Boys 2, il 3 e il 4 non li ho visti. Non so di che parlano, non so niente, non so neanche come sono andati, però se hanno fatto il 4 sicuramente il 3 è andata abbastanza bene. E il 3 l'hanno fatto in 4K? Sì, infatti lo devo recuperare. Poi andiamo avanti, un altro pacchettino. Allora, nel frattempo ringrazio e saluto Fabio, che grazie a lui o per colpa sua ho in mano questo film. Stavamo parlando un giorno nella nostra chat di gruppo con la mia family nerd di Ghost Rider e mi sono accorto o ricordato di non averlo in Blu-ray e lo avevo solamente in DVD, quindi sono andato subito alla ricerca del Blu-ray e mi sono accorto che
non so se fuori produzione, comunque era difficile da trovare, ce n'era solamente un pezzo, quindi l'ho acquistato subito. Tra l'altro ho pagato 5 euro ed è anche la Extended Cut, quindi... Io non l'ho mai visto. Lo recupereremo, finché non è che abbia fatto tutto il suo successo, però comunque è l'unico film di Ghost Rider. Si può sempre dare un occhio. Il 2 mi manca, quindi magari nel prossimo video vedrete il 2. Abbiamo classico disco con niente dentro. Ovviamente parliamo di un film di Nicolas Cage, eh? Se casomai non l'aveste mai visto, guardate. Poi un'altra scatola. Ah, ok, allora abbiamo terminato finalmente la saga degli X-Men con l'ultimo film, X-Men Dark Phoenix. Ci mancava solo questo qua, e poi li abbiamo tutti in Blu-ray. E in controcampo li hanno fatti? Sì, ma recuperarli sarebbe troppo dispendioso, ormai ci teniamo in Blu-ray. E questo tra l'altro è un film che non mi è piaciuto, forse è quello più brutto della serie. Secondo me il migliore è... Giorni di un futuro passato, quello è, non si batte. Comunque abbiamo dentro il solito disco e qui abbiamo la copertina X-Men Dark Phoenix. Così la saga è conclusa. Poi stiamo arrivando quasi alla fine, apriamo l'ultimo, il terz'ultimo pacco. Questo l'abbiamo già visto. Ci attacchiamo ancora al discorso delle commedie portate su Blu-ray e abbiamo Noi Uomini Duri, molto bello. In questo caso non abbiamo la la versione televisiva, perché si vede che non esisteva, non lo so, però è in Blu-ray. Finalmente un film di Renato Pozzetto, che io adoro come attore, insieme a Enrico Montesano, anche lui spettacolare. Se non l'avete visto, ve lo consiglio, guardatelo, davvero fantastico, un film ormai, che tra l'altro è stato fatto quando sono nato io, quindi ormai c'è la sua età come ce l'ho io. Proseguiamo con il penultimo, questo secondo me non è Amazon, infatti tra l'altro questo film l'ho visto stanotte, se non sbaglio su Amazon, e stavo quasi per acquistarlo, perché dicevo questo mi manca, e invece no, è qua. Meno male che non l'ho acquistato, se no l'avresti due. Sì. Andiamo ad aprire e parliamo di una commedia italiana recente, Baciami Ancora. È praticamente il secondo capitolo dell'Ultimo Bacio con Accorsi, Favino, eccetera eccetera. Vabbè, comunque L'Ultimo Bacio, ragazzi, l'avete visto, cioè, penso un po' tutti, e questo è il continuo. Sinceramente non me lo ricordo, quindi lo guarderò con piacere. Sicuramente non arriverà ai livelli dell'uno, però almeno lo abbiamo portato a casa e abbiamo chiuso il capitolo. Bene, siamo arrivati all'ultimo pacco Amazon, che poi è arrivato ieri. Esatto, questo è recentissimo. E abbiamo usato la promozione, adesso non so quando guarderete questo video, se ci sarà ancora, la promozione 2x50, quindi due pezzi al 50%. E abbiamo portato a casa innanzitutto Scream 2 in 4K, questo sono soddisfattissimo, avevamo preso l'1 e questo è il 2, speriamo ovviamente che vada avanti così, siamo a posto, però dubito, vabbè, comunque intanto l'abbiamo portato a casa. E... sono bellissimi questi film di Scream. Sì, Scream è una saga spettacolare, davvero bellissima. Non vedo l'ora che esce il 7. Il 7 uscirà, tra l'altro tornerà anche Sydney nel 7. Peccato che non c'è nel 6. Stavolta l'hanno pagata come si deve, quindi ci sarà. Allora, togliamo lo slip, come al solito. Molto luccicante. Eccolo qua. Questo è il sequel del, non mi ricordo l'anno, del 2000, quindi se non sbaglio 4 anni dopo l'1, abbiamo i due dischi. Cambia il 2, qua è... Sì, fatto un po' diverso. Saga davvero spettacolare. Il 2 non era, secondo me, superiore all'1,
però comunque un bel film. Sì. Il 3 poi va un po' a scendere, però comunque sempre un bel film anche quello. E poi abbiamo il decimo numero di Dragon Ball Super, il decimo cofanetto. Prima abbiamo visto il 9, con questo abbiamo completato. Quindi non le vedrete più. No, basta, Dragon Ball è finito. Sicuramente non ne faranno altre, quindi ci accontentiamo di questi. Poi adesso Toriyama ci ha anche lasciato, quindi non sappiamo neanche se finiranno i manga. Bella questa copertina, abbiamo da una parte Goku e dall'altra parte Vegeta. Bellissimo. Apriamo, abbiamo sempre i due dischi. La cartolina stavolta è di Freezer Gold. Io avrei messo Goku Ultra Istinto, cioè in tutte le immagini. Vabbè. Ultra Istinto però l'hanno messo qua, nel nostro booklet. Quindi 50% abbiamo preso questi due cofanetti, pagati al prezzo di uno praticamente. Quindi ripeto, se siete ancora in tempo, usufruite anche voi del 2x50, che c'erano tra l'altro un sacco di titoli interessanti. Quindi date un'occhiata e non fatevela scappare. Bene, i film sono finiti, adesso passiamo ai giochi della PlayStation. Allora, perché noi siamo ovviamente gamer, quindi compriamo anche giochi a PlayStation. Visto che questo mese non abbiamo fumetti da mostrare, abbiamo deciso di sostituire i giochi della PlayStation, visto che poi tra l'altro questo mese sono stati abbastanza frequenti gli acquisti, perché ho dovuto recuperare un po' di giochi che mi mancavano e quindi abbiamo aggiunto anche quelli. Poi dal mese prossimo magari oltre ai fumetti aggiungeremo anche quelli, quindi parleremo di quattro cose. Quindi passiamo ai giochi. Ok, allora passiamo ai videogiochi che abbiamo acquistato questo mese. Allora partiamo subito con Ratchet & Clank, che abbiamo recuperato. È un gioco che avevo già giocato qualche anno fa, ma non lo avevo fisico, lo avevo provato e giocato in digitale, quindi ho deciso di recuperarlo in fisico, visto che è uscito anche il nuovo per PS5, ho detto recuperiamo anche il primo. Praticamente è un gioco abbastanza vecchiotto questo qua di Ratchet & Clank, non so se le conoscete il genere, comunque è un gioco d'avventura dove tu usi questo personaggio principale, che è Ratchet, e quest'altro Clank ti segue sempre, e a volte puoi usare anche il robottino piccolino per fare alcuni percorsi, però il personaggio principale è Ratchet. È un gioco d'avventura, quindi si va in giro in terza persona e si ammazzano i nemici e poi bisogna portare a casa l'obiettivo. Quindi un gioco secondo me molto bello. Questo è il primo che io gioco, non ho mai giocato quelli vecchi per PS3, quindi questo è stato il mio primo avvicinamento a questo gioco, mi è piaciuto, quindi ho deciso di farlo entrare nella mia collezione in fisico e quindi l'ho recuperato. Poi passiamo al gioco di Bud Spencer e Terence Hill per PS5, il 2. L'uno lo abbiamo già comprato quando uscì, quindi un paio d'anni fa, l'abbiamo anche finito, e poi dopo l'enorme successo che hanno fatto è uscito anche il 2, quindi ovviamente non potevo lasciarmelo sfuggire. All'interno troviamo il nostro CD con addirittura il libricino, che ormai non si vedeva nei giochi il libricino da anni, con immagini del gioco, e ovviamente sono location anche dei film. Questo è palesemente la location del film di quando c'è la rissa nel film Due superpiedi quasi piatti. E poi all'interno abbiamo anche il poster, doppio poster, perché abbiamo questo da questo lato e questo da quest'altro. Poi ho recuperato un altro gioco Lego, praticamente li abbiamo tutti i giochi Lego, da sì. PS4, PS3, PS5. Questo mi mancava ed è il primo gioco Lego per PS5.
l'argomento è Star Wars, dove io sono ignorante praticamente, però essendo collezionista dei giochi Lego ho voluto recuperarlo. Tra l'altro non è neanche l'unico, mi sa che ho anche un altro sempre Star Wars per PS3. Questo qua è l'ultimo uscito e l'abbiamo recuperato. Poi magari un giorno ci mettiamo lì, guardiamo tutti i film e poi giocheremo felici a questo qua. E all'interno di questo gioco ci sono tutti e 9 i film, cioè quindi si ripercorre tutta la storia di Star Wars. Quindi per gli appassionati è davvero una cosa fantastica. Per noi magari lo potrà essere, chi lo sa. Qui abbiamo un fogliettino. Star Wars, la saga degli Skywalker. Poi abbiamo fatto un upgrade, abbiamo comprato il gioco delle Tartarughe Ninja Shredder Revenge con all'interno il DLC, e avevamo già la versione normale. Invece di acquistare il DLC abbiamo acquistato direttamente la versione PS5 fisica con dentro sia il gioco che il DLC, quindi abbiamo tutto in una sola custodia. All'interno c'è il disco con portachiavi e il libricino, però specifichiamo che il libricino e il portachiavi facevano parte del gioco originale, quindi se acquistate questa versione non trovate portachiavi e libricino all'interno, lo trovate solamente se acquistate il gioco originale delle Tartarughe Ninja Shredder Revenge. Tra l'altro portachiavi a forma di pizza, molto carino. Poi passiamo a un altro gioco PS5 e abbiamo Suicide Squad. Allora, questo gioco non l'ho acquistato al day one, non solo per tutte le critiche che ha ricevuto da chi era deluso da come era uscito questo gioco, ma anche perché non mi piaceva come idea, non mi piaceva, non mi esaltava, però comunque sapevo che prima o poi l'avrei acquistato. Parliamo di un sequel della saga di Batman Arkham a tutti gli effetti, quindi chi non lo ha giocato se ne faccia una ragione, questo è un sequel a tutti gli effetti. L'unica cosa è che hanno cambiato il gameplay, hai detto niente, direte voi, giustamente, sì. Ha fatto molto male, ha visto un gameplay cambiato, però comunque ci stava secondo me come un capitolo a sé. Secondo me non è un gioco brutto, anzi lo abbiamo anche platinato, sì. Tra l'altro a me ha divertito molto, mi è piaciuto tantissimo come è stato fatto come riferimento anche ad Arkham, ti spiega tutta la storia che è successa dopo, quindi è un sequel a tutti gli effetti. Sicuramente non è un gioco da comprare, qui abbiamo il codice per sbloccare l'outfit che vediamo qua, per una sorta di costumi in più, e qui abbiamo il CD. E non dobbiamo paragonarlo a Batman della saga Arkham, sarebbe un errore, ma vederlo proprio come gioco a sé. Io dico, se vi piacciono gli sparatutto, vi divertirete soprattutto se siete fan della saga di Arkham, perché c'è tantissimo in questo gioco, quindi provatelo, magari non a prezzo pieno, che ormai neanche lo si trova a prezzo pieno, perché ormai secondo me con 30 euro lo portate a casa, secondo me merita, quindi dategli un'occasione. Poi passiamo a un titolo che avevo acquistato per PS4, parliamo di Dragon Ball Z Kakarot. L'ho acquistato al day one su PS4, poi dopo lo hanno fatto uscire per PS5, io sono una persona malata e quindi ho venduto il PS4 e ho comprato il PS5, infatti è ancora in cellofanato e adesso andiamo ad aprirlo insieme. Tra l'altro l'ho venduto allo stesso prezzo che l'ho acquistato, quindi 20 euro, era in offerta 20 euro in PS5 e l'ho acquistato. Allora, io non sono un amante. Anche qui c'è un codice sconto per 1000 club point, non so, non sono un amante dei picchiaduro, infatti i giochi di Dragon Ball li ho sempre evitati, però questo qua è un po' diverso dal solito. Qui abbiamo un'avventura, andiamo in giro, non l'ho ancora giocato però l'ho provato, sì. E quindi mi ispirava e ho voluto comprarlo.
anche da tenere in collezione un gioco di Dragon Ball che non fa mai male. Quindi Dragon Ball Z Kakarot, qualcosa di diverso dal solito picchiaduro a cui siamo abituati. Poi chiudiamo con i giochi con A Plague Tale. Allora, A Plague Tale è un gioco che ho provato per sbaglio, nel senso che non volevo comprarlo, ma era stato dato gratis con i Plus qualche anno fa, e l'ho giocato e l'ho anche finito. È un'avventura davvero particolare, non c'è molto combattimento, perché è una di quelle avventure dove il gioco si concentra più sulla storia che sul gameplay, però davvero davvero carino, soprattutto poi per quello che succede, cioè per il nemico che dobbiamo affrontare durante il gioco, molto particolare. Abbiamo un'arma che è una fionda, che forse possiamo anche potenziare andando avanti, e quindi qualche combattimento c'è, però non stiamo parlando di God of War dove dobbiamo fare dei combattimenti impegnativi, no, qui dobbiamo fare dei combattimenti, magari spesso dobbiamo usare più la testa che il corpo. Comunque hanno fatto anche il 2, questo è uscito su PS4, poi hanno fatto la versione PS5 che è questa qua, e dal successo che ha fatto hanno poi fatto anche il 2, quindi io fossi in voi darei una possibilità se vi piacciono quei tipi di giochi. Ovviamente parliamo di un gioco storico, quindi parliamo di un'epoca vecchia, se non sbaglio siamo nel 1900 e qualcosa, 1800 se non sbaglio, qualcosa del genere, adesso non mi ricordo bene perché ci ho giocato un po' di tempo fa, però ve lo consiglio e sicuramente giocherò al 2 e lo acquisterò, però prima di passare al 2 volevo rifarmi l'1 e quindi l'ho acquistato. Bene, i giochi sono finiti, direi di passare alle action figure. Andiamo. Allora, partiamo subito con un Funko Pop. Abbiamo un Funko Pop di Daredevil, direttamente dalla run Fall From Grace, e abbiamo questa colorazione che abbiamo già visto anche sul canale, tra l'altro questa recensione è già stata fatta, quindi la trovate già caricata. È una colorazione un po' particolare, può piacere o no, dipende poi a gusti, come dico sempre potrebbe essere piacevole, l'acquisto anche volentieri, ma preferirei che il Funko Pop in questione, prima di avere questa colorazione, abbia una colorazione originale, cosa che non è accaduta a questo Funko Pop, quindi vabbè, io l'ho acquistato così, però avrei preferito ci fosse anche la versione normale. Comunque, parliamo di una special edition numero 1361 Daredevil. Ripeto, abbiamo già fatto la recensione, quindi la trovate già sul canale. Poi passiamo a McFarlane con un action figure di Flash. L'ultima action figure di Flash uscita, io colleziono le action figure di Flash, quindi le ho quasi tutte, Flash e derivati, quindi anche cattivi, alleati, eccetera, eccetera. E questo qua viene direttamente da Flash Down of DC, quindi l'ultima run di Flash. Non l'ho ancora recensita, quindi bene non l'ho vista, però dal corpo sembrerebbe una ristampa di un altro Flash, e cambia solamente la testa, il corpo sembra uguale, identico a un altro Flash già fatto in presenza di McFarlane, quindi è stato riciclato un corpo. La recensione ancora non è stata fatta, poi durante la recensione vedremo. Dietro l'immagine è questa qua e abbiamo un'altra action figure di Flash. Poi passiamo a Nightwing versione vampiro, anche lui gold label. Siamo quasi arrivati in fondo a questa collezione, come ben sapete, ci seguite, li stiamo collezionando tutti, ne manca l'appello 1, Shazam, che è già stato acquistato, sta arrivando, quindi Shazam, e non si sa se poi sono finiti o andranno avanti, boh, di personaggi ne possono fare tantissimi, quindi staremo a vedere. Tra l'altro qui hanno fatto i bastoni, ormai cosa più unica che rara, perché nell'ultimo Nightwing uscito non c'erano i bastoni, quindi vabbè.
Poi proseguiamo con Azrael Batman Armor, la seconda versione era già uscita, la versione classica, quella dorata e blu, adesso hanno fatto questa qua rossa, che viene da Knight Sand, come riporta qui la scritta. Bello pesante, bello massiccio, anche questo ancora non abbiamo fatto la recensione, ovviamente arriveranno tutte quante, piano piano. Poi ancora McFarlane, è uscito un nuovo Batman, anzi una nuova wave, dove comprando quattro personaggi che sono Green Lantern, Aquaman, Batman e Superman, che li vediamo qua sotto, andremo a costruire Plastic Man. Allora, principalmente io volevo lui, volevo Plastic Man, quindi per costruirlo dovevo comprare i personaggi. Il problema è che in Italia non sono usciti tutti e quattro, non si sa il motivo, sono usciti solamente Batman e Superman, e ho acquistato Batman, tra l'altro è fighissimo, nero, classico colore di Batman, nero e giallo, bellissimo, quindi ho recuperato le due teste con le due braccia, e Superman l'ho evitato perché mi ha regalato i pezzi di Plastic Man Olindo, che salutiamo, ciao Olindo. Ciao. E quindi ho evitato di comprare Superman, gli altri due vedo di recuperarli, per il momento ci teniamo questi due. Comunque Batman bellissimo, e l'importante è anche quello lì. E Plastic Man sono molto curioso di finirlo, perché è un bel personaggio, poi sembra fatto anche abbastanza bene, quindi speriamo di trovare poi i pezzi per completarlo. Poi chiudiamo con McFarlane, con l'action figure di Pinguino, davvero favolosa. Questa non vedo l'ora di recensirla, di aprirla e scrutarla, perché è davvero bellissimo. C'è un difetto, purtroppo, sta nell'accessorio, nell'ombrello, che hanno riciclato quello usato per quella, la serie di Arkham, purtroppo. Vabbè, qui abbiamo l'immagine dietro, che poi è la stessa che avremo sulla carta, solo che sulla carta è tagliata qua, e qua vediamo anche Batman. Peccato, perché qui sulla carta vediamo appunto l'ombrello che diventa un fucile, invece qua hanno messo questo qua. Hanno perso un'occasione per fare un action figure bellissima, però Pinguino è favoloso, davvero spettacolare, sono proprio contento di averlo e non vedo l'ora di andarlo ad aprire. Poi chiudiamo con le action figure, con questi tre gioiellini che abbiamo già recensito, quindi li trovate già sul canale e ne abbiamo già parlato, e sono i Biker Mice. Ragazzi, sono uscite le action figure dei tre Biker Mice targati Nacelle. Ovviamente abbiamo Turbo, Sterzo e pistone, davvero fantastici. Dietro vediamo proprio l'immagine di tutte e tre, guardate che belle, sono qualcosa di spettacolare, l'hanno davvero fatti benissimo, proprio come i giocattoli del 90. Pistone ha qualche difettuccio di realizzazione per quanto riguarda gli accessori, potevano farlo meglio, però comunque nelle recensioni poi facciamo vedere tutto. Vi consiglio di recuperarle, magari vi lasciamo la playlist in fondo a questo video così la recuperate subito. Però ragazzi, io sono davvero innamorato di queste action figure, contentissimo. Ovviamente le abbiamo chiuse per fare questo video, ma noi le avevamo aperte, e davvero fantastiche sono state. Silurate, cioè davvero sono uscite e finite, ovviamente, però sono in riassortimento, usciranno ancora ad ottobre, quindi se siete interessati scriveteci per poterle preordinare. Bene ragazzi, anche questo video termina qui, noi vi ringraziamo come al solito di averci seguito e ringraziamo tutti gli abbonati al canale che ci supportano, grazie mille a tutti, e vi ricordiamo che quello voleste potete abbonarvi anche voi al canale con l'apposito tasto qui sotto abbonati, oppure potete supportarci con i super grazie mettendo così in evidenza anche il vostro commento. Se siete rimasti fino a qui, noi vi ringraziamo, vi diamo come sempre l'appuntamento al prossimo video acquisti, che sarà il mese prossimo, con tante belle cose ancora acquistate, perché alcune già le abbiamo acquistate e sono già da parte che stanno aspettando, e quindi mi raccomando,
ci vediamo al prossimo video, sempre qui, sempre con me e sempre con Jason. Grazie mille e ciao a tutti. Ciao.